Rocca Bastione Salva. Ho finito di combattere tra le mura. Adesso mi dirigo in campo aperto, verso le macchine da guerra di Azmodan. Ha ucciso Belia alla Caldeum. Presto sconfiggeremo altri. E i signori dell'inferno non saranno che un ricordo. Grazie agli dei sei qui. Devi distruggere quelle baliste. Ci stanno facendo piovere addosso l'inferno. Non possiamo resistere ancora per molto. Gli uomini vogliono che sia tu a guidarli. Quando ti vedono sterminare orde di demoni, i loro cuori riacquistano coraggio. Le sorti di questa battaglia dipendono da te. Ricordalo sempre. Dovresti prenderti del tempo per te stesso, Celdo. Puoi pensare domani a salvare il mondo. Resta con noi stanotte. Offrirò da bere. Danzeremo. Ci sono nemici da combattere e battaglie da vincere. Solo questo importa. Sapevo che l'avresti detto. Davvero. Oh, intendi andare là fuori? Devo. Azmodan mi attende. Copriti bene, allora. Probabilmente ti conviene indossare uno o due strati in più. Io dico sempre, non si è mai abbastanza al calduccio. Ma tu indossi gli stessi abiti che avevi nel deserto. Oh, beh, è semplice. In tasca e sotto la maglia ho sempre degli opali del fuoco, per cui non sento mai freddo. Valgono tanto quanto un buon paio di calzoni pesanti. Giochiamo a difendi la roba. No. Aspetta, eccolo. Abbiamo saputo che ti stai dirigendo al campo di battaglia. Ah, che dolore! Ehi, grande eroe! Credi che aspettiamo tutti di essere salvati da te? Beh, ho già ripulito questo posto. Non ho bisogno del tuo aiuto. Salvaci! Questi uomini sono indifesi! Li vedo! Per gli dei ne arrivano degli altri! Qualcosa sotto di noi. Non lo senti anche tu? Coraggio ed ispirazione per tutti noi. Che Akarat ti benedica.
Non siamo riusciti a resistere. Ce n'erano troppi. Gli uomini stanno perdendo ogni speranza. I demoni sembrano non finire mai. Attaccano a qualsiasi ora, di giorno e di notte. E per quante perdite possiamo infliggere loro, non rallentano l'avanzata. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di aiuto. Sei giunto troppo tardi. Periremo tutti. Molto a tuo agio qui. Rocca Bastione fu eretta per tenere prigioniera la tua gente. Tutto cambia col tempo. Capisco. Anni fa, Baal invase il mondo, assediò la capitale dei barbari, Sescheron, e con l'inganno guadagnò l'accesso alle sale della pietra del mondo, aggirando i tre antichi guardiani, Talik, Modok e Korlik. Alla fine, riuscì a corrompere il grande artefatto. Anche se poi Baal fu ucciso da alcuni eroi, i danni da lui prodotti furono irreversibili.
raccogliere nient'altro. Devo tornare in città. Campi di battaglia sono ossari di morte e distruzione. Lì nessun uomo può sopravvivere a lungo. Ma sono certo che tu te la caverai. È instabile. Dobbiamo essere rapidi. Yeah!
Finisci questa torre. Sei tu quello di cui parla la profezia. Rimani indifferente anche dinanzi all'inferno in tutto il suo orrore. Posso trasportare altro. Torno in città.
Cucinare e servire farinata d'orzo non sono gesta epiche, ma questi uomini non possono combattere e morire a stomaco vuoto. Riesco a sentire le grida di guerra da qui. Portami con te. Attenzione! Si muovono in cerchio da ore! Thank you.
ti trovi nel cuore dell'armata dell'inferno, ne resterai schiacciato. Ti ho già sconfitto sulle mura della rocca. Ho schiacciato le tue armi d'assedio sul campo di battaglia. Ora sono qui per te. Sono riuscito a starmene da parte mentre tu lottavi contro Azmodan. Troppo tempo è trascorso l'ultima volta che ho provato il brivido della battaglia. La distruzione delle mie armi d'assedio non farà alcuna differenza. La bocca dell'inferno vomita in continuazione forze fresche. Questa vostra patetica rocca sarà presto spazzata via dalla faccia della terra. Parole audaci, Azmo. Ma ormai sono le uniche cose con cui puoi sperare di colpirci. Avanti, amico mio. Ora ricacceremo l'armata di Azmodan dritta in quel maledetto cratere. Abbiamo faticato tanto per riforgiare la tua spada della giustizia. Non vedo l'ora di vederla nelle tue mani. Sbrighiamoci. Ci rendi un grande onore, Serafino.